Adesso Lorenzo è arrivato il momento del coro che continua ad essere gli amici di Capistrello Agora 81. Sì, la seconda puntata dopo quella di ieri che ha aperto la nostra settimana, fammi ricordare che saremo con loro fino a venerdì, poi sabato ovviamente in base al palinsesto anche un po' della nostra emittente ci sarà il puntatone finale. Fammi ricordare, sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube di Rete 8 saranno sempre riproposte le puntate andate in onda in giornata, quindi il tempo insomma ecco di dare il giusto tempo ai nostri tecnici per caricare la puntata, e sarà possibile rivedere il tutto anche sui nostri social. L'Agora 81, l'abbiamo detto ieri, giovanissimi, capaci, con tanta voglia di fare. Avete visto anche i balletti ieri fuori dalla chiesa principale di Capistrello, ne vedremo sicuramente altri, ma poi entreremo anche dentro la collegiata di Capistrello per assistere al coro vero e proprio in una location fantastica che ha fatto la storia di Capistrello e non solo. Thank you.
E allora eccoci tornati all'esterno della chiesa Sant'Antonio di Padova di Capistrello e siamo insieme a Clotilde Laurenti che a telecamere spente mi ha raccontato, sai che sono stato anche presidentessa di questo coro? Vero. Anni fa, ma siete tutti giovanissimi. Beh, se pensa che insomma io sono una delle più anziane, ecco. Questo gioca proprio a favore dell'età media del coro. Ancora davvero ed è forse proprio il nostro punto di forza, perché generalmente l'età media molto bassa la troviamo soprattutto nei gruppi che danzano folklore, ma nei cori è molto difficile. Quindi, ma io direi raro, no? Sì. Con Eleonora dicevo unici, perché davvero. Sì. Abbiamo fatto quasi 30 tappe, Clotilde, devo confermarti che l'età è stata abbastanza alta, ma ovviamente sempre complimenti a chi si mette in gioco anche agli over 80 e non solo, quindi, però ecco, voi siete una sorta di mosca bianca in positivo, perché state mostrando un'innovazione diciamo completa a 360 gradi. E poi questi ragazzi comunque sono nati all'interno del coro, perché comunque sono figli, certo, di coristi la maggior parte, quindi proprio veramente dal grembo materno. Giusto imprinting, direi. Sì, vero? E diciamo che quindi è anche un orgoglio per noi, perché vuol dire che abbiamo saputo trasmettere questa passione se loro intendono continuarla. E un'altra cosa di cui sono orgogliosa è che sono stata una dei fautori del direttivo di tutti i giovani, proprio perché penso che responsabilizzarli sia fondamentale e anche dare fiducia. Quindi loro per me, ma per la maggior parte del gruppo, sono proprio il nostro orgoglio per come sono loro e perché sono comunque la conferma che abbiamo lavorato bene con loro, nel senso abbiamo trasmesso l'importanza del sapere da dove si viene, delle proprie radici, perché non c'è futuro se non si sa da dove si viene. Assolutamente, parole da condividere. Ti chiedo perché presidente o presidentessa e poi... passami il termine, hai mollato oppure no, perché è stata una tua scelta personale, gli impegni lavorativi, la famiglia? Questo sicuramente, ecco. Io non vivo più a Capistrello, vivo a Roma, quindi è più complicato, ma al di là di quello penso che sia proprio necessaria una rotazione, perché poi ognuno, diciamo, il direttivo comunque c'ha sempre tutto lo zoccolo duro un po' più ampio e comunque la collaborazione di tutto il coro, certo, perché da soli non si va da nessuna parte. La vostra esperienza, se i giovani mancano o peccano in qualcosa. Ma al di là di questo penso che sia proprio necessaria un'alternanza, perché poi ognuno dà un imprinting proprio, perché certo, ognuno poi dà un entusiasmo nuovo, perché ha una conoscenza diversa, perché ha un'idea diversa e poi perché comunque capisce il lavoro degli altri, perché soltanto quando lo provi lo capisci, se no magari se resti sempre solo da una parte è più semplice criticare. Sono e invece se poi d'accordo, ti metti in gioco capisci anche le difficoltà e quindi sei più predisposto a tollerare eventuali mancanze e stai quindi un po' più attento alle critiche, anzi casomai te le tieni in tasca. Miniere, tanti sono rimasti,
guarda ancora, ci guarderò scritto tu, è il mio pensiero che non può morire, dai io ricordo nasce la speranza, e il mio futuro che sarà più meglio, non c'è lo più sereno, la certezza del potere, amma sempre. A proposito, credo sia per esperienza, vivi a Roma, quindi per le prove classiche che si fanno anche settimanalmente. Vengo è un senza... po' complicato. Ah, viaggi? Vengo con molto piacere, perché siamo un gruppo di amici molto affiatati, quindi è l'occasione per scambiare una chiacchiera, una risata, oppure anche in una giornata pesante. Bene. Sai che li incontri e ritrovi la giusta serenità. E ti rilassi un po'. Il ricordo più bello che hai, non solo da presidentessa ma anche da corista, non so se tu hai trovato marito qui con il coro di Capistrello, se già c'era, lo possiamo dire? Io sono separata e abbiamo fatto parte del gruppo insieme, vabbè, quindi insomma, lo possiamo tagliare. No, lo tagliamo perché è simpatico, ma il matrimonio più bello io è ero sposa. Io non sono di Capistrello, io sono stata sposata a Capistrello, quindi loro sono tutti amici acquisiti. Perfetto, quindi... Il matrimonio più bello è riuscito quello tra te e il coro. Sì, la sì, sì. Corale, ma sicuramente. Che nessuno si offenda. No? No, ci mancherebbe. Tanto ormai però, è insomma, all'ordine del giorno. No, no, non dire... è per questo, perché non è una cosa che riguarda solo me. Certo, quindi è solo certo. Questo quello che mi... Certo. Io sono divorziata, quindi però io vengo con molta... Il ricordo più bello è... Ce ne sono tanti e sono tutti legati ai momenti che abbiamo vissuto insieme nelle trasferte in Italia o all'estero, quindi magari alloggiare... Avete fatto proprio squadra e gruppo. Sì, lì, alloggiare in posti di fortuna piuttosto che tutti insieme in camerate nelle scuole. Per esempio siamo andati in Croazia e abbiamo avuto difficoltà perché era un paese che era uscito da poco dalla guerra, quindi loro hanno fatto proprio salti mortali per accoglierci nel migliore dei modi. E vi siete adeguati. Insomma, perché comunque era un convento di frati, quindi c'erano santini nei letti e tagliole, però poi dopo abbiamo cercato una struttura alberghiera e siamo rimasti scioccati perché c'erano comunque ancora tutti i buchi della guerra. I segni della guerra. Quindi, però la portiamo nel cuore come ecco, forse una... un ricordo importante. Sì, e il calore che hanno comunque dato e il volerci mettere a nostro agio in tutti i modi possibili. Però tanti ricordi, tutti legati comunque alle uscite, perché è il momento che vivi proprio tutta la giornata e la notte insieme, quindi poi travestimenti, scherzi. E poi non c'è solamente la parte artistica, ma c'è la confidenza, ma sicuramente, il confrontarsi ma con, sicuramente, con i compagni. Sicuramente. Insomma, questo è davvero, davvero forse l'aspetto più importante, più bello, quando si tira fuori il cuore, si apre insomma, no, l'anima e si racconta quello che accade. Allora, grazie a Clotilde, grazie a voi. Laurenti da Roma, ma sempre presente a Capistrello per le prove e non solo, anche e soprattutto per stare con noi di pomeriggio e con noi di Rete 8 in questa bellissima settimana capistrellana. Allora voi non cambiate canale, ve lo dico sempre, buttate il telecomando, insomma si fa per dire, poggiatelo, lo riprenderete tra qualche ora quando insomma le nostre trasmissioni avranno completato il nostro palinsesto. Torniamo all'interno della chiesa di Sant'Antonio di Padova qui a Capistrello ad ascoltare altri pezzi, grazie alle immagini di Maurizio Mignoni e Mario Giacchetta, e poi altre chiacchiere, altri aneddoti con i protagonisti del coro Agora 81. A dopo.